È una sperimentazione che, se darà i frutti sperati, può essere declinata e proposta in altre località che mostrano problemi di inquinamento dell'aria, chiaramente. È una sperimentazione, credo che debba essere una soddisfazione, un orgoglio per tutti, perché ci dicono, e così è di fatto, che è la prima città italiana, la prima regione italiana a fare una sperimentazione del genere, e credo che su questo bisognerà puntare, perché comunque la qualità dell'ambiente deve essere sicuramente uno degli obiettivi primari dell'Italia e dell'Europa in questa fase. Questa sperimentazione è stata finanziata dalla Regione Marche? Sì, circa 160.000 euro di economia dei fondi FESR che sono stati utilizzati per sfatare il mito secondo cui il trasporto pubblico locale inquina e inquina si basta. Ancora del resto c'è una tradizione, grazie a Colerobus, molto molto spinta per quanto riguarda la mobilità dolce e sostenibile. Abbiamo ritenuto di sperimentare questa iniziativa, che speriamo possa diventare una buona prassi a livello regionale e nazionale.